Buonasera a tutti, sono Lorenzo Bentivoglio e stasera vi porto un aggiornamento sulle Black Soldier come vi avevo promesso. Stanno andando sempre meglio e abbiamo improntato questa piccola struttura velocissima in lamiera per evitare che le piogge, i temporali di luglio che in questi giorni ci hanno sorpreso, possano affogare le nostre Black Soldier e ucciderle, che cosa che non vogliamo. E un piccolo aggiornamento sull'ombricompostiera. Questa sta andando molto bene, è andata talmente tanto bene aggiungendo carbonio, quindi cartoni. Ricordiamo che aggiungendo carbonio si agevola la riproduzione, mentre aggiungendo azoto, quindi letame o qualsiasi altra cosa, si agevola la crescita, quindi l'ingrossamento dei nostri lombrichi. Noi abbiamo messo parecchio cartone e carta, ergo c'è stata un grosso sovrappopolamento all'inizio dell'estate, ovviamente tarda primavera, e quindi qualche giorno fa abbiamo separato, vista la grande quantità di popolazione, abbiamo suddivisa in un'altra compostiera. Ora che cosa è successo? Qua abbiamo messo letame semi maturo di mucca preso nei terreni circostanti, quindi seccato un po' dal sole, e pale di fico d'India per il carbonio tagliate per evitare che facciano radici. Inoltre, come vedete, altro cartone. Oggi, scoprendolo, abbiamo visto che, come già era successo un anno fa, se vi ricordate, abbiamo trovato una grossa popolazione di Black Soldier Fly. Ergo, sono due specie che lavorano insieme, e quindi noi, onde evitare di andare contro natura, la agevoliamo. Abbiamo una compostiera di lombrichi, abbiamo una compostiera di Black Soldier e abbiamo una compostiera ibrida. Vediamo come andrà. Ovviamente in 448 abbiamo dovuto fare delle salite per le Black Soldier, il meglio che abbiamo potuto fare. Abbiamo recuperato degli scarti di lamiera utilizzati per la legnaia, se la vedete laggiù al centro dello schermo, perfetto. Abbiamo recuperato degli scarti di lamiera, abbiamo fatto queste salite il meno pendenti possibile, con bordi molto alti per evitare che siano inefficaci, sia a destra che a sinistra, per prevedere e stare tranquilli riguardo i movimenti anti-orari o orari delle Black Soldier. Ricordiamo che loro camminano lungo i bordi fino a che non trovano qualche cosa che le possa portare all'asciutto da dove hanno mangiato, quindi destra-sinistra congiungono a un certo punto per poi arrivare al buco della nostra vasca. Qui ci sono tutte le varie cose che abbiamo tolto, inutili. Abbiamo recuperato un vecchio imbuto morso dal cane, quindi inutilizzabile per altri scopi. Come vedete, cadono qua dentro, boom boom boom, tubo, e vanno a finire nel nostro contenitore. Vediamo se questo sistema funziona e vi aggiornerò presto. Se funziona, ragazzi, sono un maledetto genio comunque. Bella, alla prossima.